Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della mia configurazione dell'iMac Pro. Della settimana scorsa, dove vi ho parlato un pochino di tutte le mie vicissitudini, tutti i miei cambiamenti, quello che ho fatto, i passaggi che ho sostenuto in 3 mesi, praticamente in un periodo abbastanza lungo, vi ho parlato del fatto che ho cambiato nuovamente il computer ed ho scelto di prendere un Mac sostituendo il PC che avevo praticamente acquistato da pochissimo tempo. Ora, alcuni di voi io avevo chiesto se vi interessava sapere che configurazione di iMac avevo preso e qualcuno di voi mi ha scritto perché è curioso e vuole più informazioni sul tipo di configurazione e special modo il perché alla fine ho fatto questa scelta. Allora, ho il cellulare in mano perché sono andato a ricreare la configurazione con l'applicazione della Apple. Il motivo per il quale ho scelto di prendere una Mac Pro ve lo spiego alla fine. Per prima cosa vi analizziamo la configurazione che ho fatto del perché l'ho scelta. Allora, partiamo dal concetto che l'iMac Pro parte da una base di 5.599 euro, ok, una cosa del genere, ed è comprensivo di un processore da 8 core a 3,2 GHz. Ora, la mia scelta, dato che ci sono più possibilità, c'è quella 8 core, a 10 core, 14 e 18 core. La mia scelta è ricaduta sul 10 core. Ora, perché? Prima di tutto parliamo della questione economica. Naturalmente creare o costruire una macchina Apple ha sempre un determinato costo e scegliere una macchina da 18 core sarebbe costato ulteriori 2000 euro in più rispetto alla configurazione che ho fatto io. 2000 euro purtroppo sono tantini se consideriamo il tipo di scelta che ho fatto nella configurazione che ho fatto, e questi 8 core in più rispetto alla mia scelta, che è stata quella di 10 core, forse non sarebbero serviti, perché il 90% della mia attività lavorativa si basa su prestazioni multiple. Io utilizzo tantissimo After Effects, tantissimo software 3D come Cinema 4D, tantissimo software di editing come Avid, Final Cut, DaVinci, Premiere. Utilizzo tutti i software dell'Adobe e avere una potenza di calcolo così elevata come quella da 18 core a me non sarebbe servita. Io faccio sì render 3D per gli effetti visivi, quando lavoriamo, quando siamo in lavorazione di un film o di uno spot pubblicitario, faccio render 3D, ma mi affido per velocità, data la complessità dei calcoli, sempre a delle render farm esterne. Quindi avere una macchina che può fare render, ma comunque non potrebbe mai essere paragonata ad una render farm che ha 200 processori, comunque ne avrei uno, sì, da 18 core potente, ma comunque non avrei la potenza di 50 processori insieme. La render farm mi costa di meno in termini di gestione, semplicemente perché quando mi serve pago la render farm e quindi mi costa molto meno rispetto a che spendere 2000 euro per avere una macchina che possa fare questo, quando poi ci metterebbe comunque tanto tempo a renderizzare. Quindi la scelta del mio processore è stata quella da 10 core a 3 GHz. E memoria RAM ci sono tantissime possibilità. La Mac Pro parte da 32 GB, io ho scelto 64. Può arrivare anche a 256 con una spesa di 7.000-6.000 euro in più, ma secondo me ad oggi 64 GB sono la quota giusta e corretta per poter lavorare. Io 64 giga li ho saturati, sono arrivato a circa 60 in contemporanea, ma durante le giornate peggiori dove lavoravo contemporaneamente con Premiere, DaVinci, After Effects, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator, avevo un paio di browser aperti, applicativi mail, tutta la suite Office praticamente aperta contemporaneamente e lavoravo contemporaneamente e passavo da un software all'altro, ma sono dei casi estremi. Almeno per quanto mi riguarda, per la mia tipologia di lavoro, è un caso altamente estremo, quindi andare oltre 64 giga, che comunque non ho saturato,
mi sembrava abbastanza stupido. Mentre dove ho speso di più è stato scegliere la scheda video più performante. Questo perché nell'ottica comunque di aver fatto un investimento a lungo termine, che questo investimento è il minimo che ha una durata di 3 anni, dopo vi spiegherò il perché, ho scelto di prendere la scheda video più potente e performante che era disponibile in questo momento. E vi sto parlando quindi della Radeon Pro Vega 64X con 16 GB di RAM. Di base parte con la Radeon Pro Vega 56 con 8 GB di RAM. C'è anche quella intermedia, che è una Radeon intermedia, poi avrei risparmiato 200 euro, che è la Vega Radeon Vega Pro 64, sempre con 16 GB di RAM, ma la versione X che ho preso io ha un processore più veloce. Ora, questa scelta l'ho fatta proprio perché mi serve potenza con una scheda video abbastanza potente, che naturalmente è molto più potente rispetto alla 1080 Ti che ho preso io sulla macchina PC. Quindi purtroppo avevo soltanto queste tre scelte qui, e la mia scelta è ricaduta su quella lì più costosa, quindi la più performante, perché questo investimento mi deve durare un pochino di più nel tempo. Unità d'archiviazione in macchina, ho lasciato un'unità SSD da 1 tera, perché di più in macchina non ho bisogno, anche perché oggi gli SSD sì, costano meno, ma Apple comunque ve li fa pagare. C'era la possibilità di montare un 4 tera, ma sarebbe costato 1500 euro in più. E comunque io sull'hard disk di sistema, oltre ai software e il sistema operativo e qualche file sparso qui e là, non utilizzo, quindi utilizzo tutto esternamente. E basta, perché poi alla fine c'è il Magic Mouse nero, la tastiera nera, i software già l'avevo, ho la licenza, basta, e c'è l'Apple Care all'interno di 220 euro. L'Apple Care, adesso vi spiego il motivo per cui l'ho presa, uno perché vabbè, naturalmente è un'assicurazione in più, e il computer è venuto a costare un totale di 8100 euro. Ora, io non l'ho pagato 8100 euro perché insieme ho preso anche un, vado a memoria che non ricordo il modello, un G-Ride della G-Technology da 12 tera. Cos'è? È un hard disk esterno in Thunderbolt 3 che porta due mount per hard disk da 3,5 pollici e il modello che ho preso io porta due hard disk da 6 tera impostati in RAID 0, quindi fanno 6 tera più 6 tera 12 tera, quindi ho unito le due unità. Tutto questo è backuppato poi sul mio NAS d'ufficio, quindi faccio una copia ogni tot giorni del materiale e dei progetti sul NAS per avere sempre una copia di backup. Prossimamente poi studierò una soluzione per farlo in modo automatico e ve la racconterò. Ora, quel solo hard disk è costato circa 800 euro. Ora, questa è la mia configurazione di base, poi sulla scrivania ho anche due dock station per disk da 3,5 pollici, hard disk che utilizzo per fare il backup del materiale, e ho due dock perché normalmente facendo il backup doppio, quindi faccio sempre due backup contemporaneamente, ho sempre due bay pronte per essere utilizzate. E poi un po' di cavetteria varia, il fatto che abbia molte USB di tipo C, che sono anche Thunderbolt 3, mi velocizza tantissimo per esempio utilizzando il G-Technology, il G-Raid, che è Thunderbolt 3, quindi è molto veloce l'utilizzo dell'hard disk. Non è quanto un SSD, perché comunque gli hard disk all'interno sono comunque da 3,5 pollici magnetici, quindi sono piuttosto lentucci rispetto a un SSD, ma comunque fanno la loro porca figura. Ora, questa è la mia configurazione, l'ho scelta, vi ripeto, per tutta una serie di motivi che sono legati naturalmente al mestiere che io faccio e alla maggior parte del lavoro che io faccio, ed è quello che faccio tutti i giorni, quindi post produzione, compositing, 3D, grafica tridimensionale, anche fotorealistica, ma quando poi posso tranquillamente anche fare render 3D, ma all'occorrenza quando devo fare dei render o utilizzo una render farm, oppure in ufficio abbiamo più macchine, più postazioni e utilizzo tutte le postazioni che ho a disposizione per poter renderizzare. Perché ho detto che questo investimento dove durare almeno 3 anni? Beh, perché ho fatto con una società di Milano che si chiama Cordimela, il noleggio operativo dei beni, che da un punto di vista fiscale, per chi ha una società o una partita IVA, è molto ma molto vantaggioso, e questo noleggio mi dura 3 anni. Io di questo concetto già ne ho parlato circa un anno e mezzo fa, quando ho preso il portatile. Io quasi tutte le macchine Apple le ho prese a noleggio operativo perché vale molto la pena farlo. Pago una rata naturalmente da noleggio ogni 3 mesi, una rata ogni trimestrale, e ho fatto un contratto di 3 anni, quindi
investimento che ho fatto deve fruttare ed essere operativo almeno per 3 anni, perché è la data del noleggio. Poi al termine del noleggio riscatterò i beni e sceglierò se fare un altro noleggio, quindi continuare ed aggiornare la macchina. Tutto dipenderà da quello che sarà il nuovo Mac Pro, che abbiamo visto come è fatto, ma dobbiamo vedere un pochino come si evolverà nel tempo, se ci sarà la possibilità di installare anche materiale hardware di terze parti. Quindi vediamo un attimo dopo l'uscita come evolverà il mondo del nuovo Mac Pro. Per ora l'iMac Pro è una vera macchina da battaglia. Giungiamo al motivo per il quale io ho scelto di prendere un Mac e di abbandonare un computer, un PC che ho assemblato, studiato, di cui ho parlato e ne ho decantato tanto le lodi. Perché in 3 mesi di utilizzo, nei primi 3 mesi di utilizzo, si è inchiodato 2 volte. Il termine inchiodare io lo parlo non che si blocca o si frizza il computer, ma c'è una particolarità: quando io la mattina arrivo in ufficio, accendo il computer, il mio computer deve partire, deve scattare, perché quando arrivo la mattina già sono nel pieno della baraonda. Quindi se ho il problema che il computer non parte, per me la giornata va completamente in vacca. Quindi è successo in 3 mesi che per 2 volte ho dovuto formattare il computer perché il sistema operativo è andato in pappa. Ora, ci sono tante ragioni, possono esserci tantissime motivazioni, posso aver sbagliato nel mettere insieme le tipologie di hardware, quindi i driver non collidevano tra di loro, qualche aggiornamento sbagliato, un picco di tensione, tante motivazioni differenti per il quale il sistema operativo ogni santa volta, queste 2 volte, mi è andato fritto. Quindi ho dovuto perdere poi 1-2 giornate a formattare, reinstallare tutti i driver, reinstallare tutti i software. Operazione che con Apple è molto più veloce, perché in un'oretta avrei formattato e reinstallato il sistema operativo, mentre con Windows ci metto almeno 2-3 ore, perché poi dopo devo mettere a scaricare tutti i driver, fare un controllo che tutto funzioni correttamente. Quindi questa è stata la motivazione che mi ha fatto scattare. Dopo la seconda volta ho subito telefonato, ho detto: guarda, preparare questa configurazione, sapevo che c'era da attendere quasi un mese, ma poi infine mi è arrivata e sono contento, davvero molto contento. Ormai sono passati già 2 mesi da quando la utilizzo, non mi sembra vero, sembra davvero essere passata una settimana. Sono passati già 2 mesi ed è come non essere mai uscito dal mondo Apple. Quanto devo dire che comunque, lavorando contemporaneamente anche su piattaforme Windows, devo dire che comunque Windows non mi dispiace affatto, se non fosse per il fatto che a un certo punto si pianta e ti lascia. Insomma, spero che questo racconto dell'evoluzione, del perché ho scelto di passare ad una macchina Apple e della configurazione che ho scelto, vi sia piaciuto e vi torni utile nel caso in cui dobbiate fare una scelta o fare una valutazione di un iMac Pro. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono. Non dimenticate di seguirmi anche sugli altri profili social come Instagram e Facebook. Se avete delle domande potete tranquillamente farmele qui sotto nei commenti. E cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.